Una buona serata, buon martedì al netto del Dual Box che è apparso, ecco qua, ecco, adesso sì, buona serata, ben ritrovati, buon martedì con Proteramo, un'ora insieme per parlare di quello che è stato e di quello che speriamo sarà di diverso in casa biancorossa. Reduce dalla sconfitta di Avellino di sabato sera, oramai lo sapete tutti, 2-0. Questa sera proveremo un po' ad analizzare la partita di sabato sera in una chiave, anche se vogliamo, statistica, per quanto insomma il nostro è un programma comunque abbastanza leggero, non vi tedieremo con tantissimi numeri, però insomma proveremo a farvi capire alcuni aspetti della gara che forse ad un primo occhio possono essere sfuggiti. E poi ovviamente ci concentreremo sulla gara che sarà, ovvero domenica pomeriggio contro la Cavese. Le ultime indicazioni, domani dovrebbe esserci il collaudo della FIFA sul manto del Bonolis, le ultime indicazioni dicono che ci dovrebbe, ma utilizziamo il condizionale, essere il via libera per lo stadio Gaetano Bonolis. In questo momento, lo diciamo, però è lo stadio Adriatico di Pescara designato ad ospitare la partita, in attesa che cambino gli eventi e che ci sia l'ufficialità dello stadio Bonolis, che arriverà, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Così come nelle prossime ore saluterà il Teramo Ivan Speranza, perché domani mattina ci sarà, ci dovrebbe essere anche in questo caso, la risoluzione del contratto che legava il ormai ex capitano del Teramo ai colori biancorossi fino al 2021, con Speranza che dovrebbe andare a Pineto a rinforzare la batteria difensiva del Pineto, e lì ritroverà un ex, non solo lui, un ex biancazzurro come Stefano Amadio, ma anche come Orlando, che ha avuto un'apparizione abbastanza più fugace con i colori biancorossi. Ne parleremo questa sera, lo faremo con, parto da chi è più lontano da me, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao, buonasera. E poi per lui è stato, non lo so, una specie di derby, non lo so che cosa è stato. Una partita sicuramente particolare per te, Federico Andrenacci. Ciao Federico. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Ben ritrovato, perché insomma te hai in procura sia Alessandro Di Paolo Antonio che l'ASIC. Peraltro sui social è girata anche la tua foto con i due giocatori che si scambiano le maglie. Possiamo dire che almeno dal punto di vista del risultato uno dei due è più contento dell'altro. Alessandro, che ha fatto una partita sensazionale sabato sera, veramente ha fatto la differenza. L'ASIC è entrato in corso d'opera e ha avuto anche una possibilità concreta di pareggiare, però bisogna dire che ha fatto un'ottima impressione in un campionato, e vediamo i numeri. Soprattutto vediamo la classifica del girone C, eccola qua, in un campionato che vede una squadra al comando, la Ternana, poi Regina Picerno e Catanzaro. Il Catania si è fermato, come la settimana scorsa si era fermato il Bari, e quindi sono entrambi a quota 6, vedete il gruppo di squadre a quota 6, in cui c'è anche l'Avellino, a 4 punti, Paganese, Caserta e Bisceglie, 3 punti per il Monopoli, la Virtus Francavilla e la Cavese, che sarà il prossimo avversario del Teramo, a 2, Sicula, Leonzio e Vibonese 1, poi Teramo, Rieti e Rende a 0, ma ricordiamo sempre che Teramo e Sicula, Leonzio hanno la partita da recuperare il mercoledì 9 ottobre alle 14:30, e notizia di ieri, l'ufficialità del recupero della gara che non si è disputato domenica scorsa, 9 giorni fa. Per quanto riguarda la Cavese, arriva una squadra certamente affamata di punti, con un allenatore in bilico, Francesco Moriero, che molti ricordano in maglia Roma e in maglia Inter. Francesco Moriero, che si gioca la panchina probabilmente domenica contro i biancorossi. Non dovesse andare bene, come, e lo diciamo, non ce ne voglia Moriero e non ce ne voglia i tifosi della Cavese, dovrebbe arrivare Salvatore Campilongo a cava dei tireri. Però insomma queste sono valutazioni che faremo in corso di trasmissione. Io però volevo chiedere a Francesco se sei un po' preoccupato. No, preoccupato no, che dopo due giornate con il senno di poi mi viene a dire meno male che è stata rinviata la partita, che non si è giocata la partita con Sicula Leonzio, perché per come sta questa squadra forse adesso staremo a parlare di tre partite e tre sconfitte, forse, quindi c'è tempo per
rimediare. Forse adesso è il momento di, da parte di tutti, di restare calmi, di molta calma, molta tranquillità, molta lucidità. Occorre tanta pazienza per dar modo a questa squadra di crescere, all'allenatore di lavorare al meglio, perché giocare così a Catanzaro e perdere ci può stare, perché Catanzaro è un'altra delle squadre costruite per l'alta classifica, ma per andare in Serie B. Ma con l'Avellino credo che tutti indistintamente si aspettavano qualcosina di più, e sul piano della prestazione e di conseguenza sul piano del risultato. Invece è arrivata questa autentica mazzata. Devo essere sincero, sono più che preoccupato, avvilito, però come me forse tanti altri tifosi. Per fortuna in campo non andiamo noi. Mi verrebbe da dire che i giocatori dovrebbero andare in campo, perché sin qui non l'abbiamo visti, un tantinello più decisi. E se sono delusi e anche incazzati, come lo sono io e come lo sono tutti i tifosi del Teramo, forse domenica si riusciranno a mettere in campo quello che devono mettere. Domenica dovremo vedere un Teramo un tantinello diverso. Stavo pensando mentre venivo qui che faccio il raffronto con il Pescara, perché seguo allo stesso modo il Pescara. Ieri sera la trasmissione qui a TV6 di Enrico Rocchi, replay, si parla del Pescara. Il Pescara ha cominciato con una prestazione penosa a Salerno, sì. Un primo tempo poi con il Pordenone niente di particolare, ma comunque dai, diciamo, ecco, insufficiente. Però poi io non lo so nell'intervallo che è successo, ma sembrava quasi che fossero entrati in campo 11 giocatori diversi con, sì, quel secondo tempo contro il Pordenone, che ha confermato di avere una buona intelaiatura e con un secondo tempo entusiasmante e travolgente, cosa che mentre sin qui il Teramo non è stato capace di fare. Io mi auguro che, è inutile che mi ripeto, che con la Cavese si riesca a vedere per la prima volta un Teramo che apra all'ottimismo, un Teramo che risponda a quelli che sono stati gli sforzi della società, un Teramo formato da giocatori che hanno quasi tutti biennale e triennale. Dice, ma che ci entra? Come che ci entra? Ci entra pure questo, ci entra tutto, perché poi quando le cose vanno bene, vogliamoci bene, quando le cose vanno male poi determinati nodi vengono al pettine, sul piatto della bilancia ci si mette anche questo. Ci si mette anche che ad Avellino io non ho visto nemmeno un Teramo, come posso dire, siamo i soliti aggettivi, grintoso, portato all'aggressività con l'avversario. Questo, ecco, guardate il gol, bello il cross e tutto, ma la difesa lì dov'era? L'uomo arriva da dietro, credo che l'uomo superato all'ultimo momento è, credo sia Di Matteo. Questo è Di Matteo, sì, sì. Troppi aspetti negativi che quindi vanno archiviati nella speranza di, ripeto, di vedere un qualcosa di diverso, perché le qualità dei giocatori ci sono, evidentemente forse messi insieme non riescono a rendere. E concludo anche con questi segnali di grosso nervosismo. Qui, ecco, lì si scontrano, Cianci. Allora, decide... bisogna dire ad onore del vero che Cianci la botta la prende prima lui. Come no, ci mancherebbe altro, però là deve avere la forza di resistere, di non accettare qualunque, ecco, certo è facile parlare da seduti, in campo è tutto un'altra cosa. Qualche segnale di nervosismo da Mungo, che a mio modesto avviso è uno dei giocatori in grado, per le qualità che ha, di fare la differenza. Io su questo tiro non me la sento di dire che è un gol mangiato, perché arriva la palla di prima intenzione, calci a volo, se fai gol, tutti quanti, quanto è bravo, ha fatto gol, lì la palla si è alzato di
si è alzata di poco, gli errori in fase realizzativa sono altri. Concludo dicendo che tra l'altro il Teramo ha costruito poco, ma veramente poco. Assolutamente. Non c'è stato un reparto che si è elevato al di sopra degli altri. Speriamo che Tedino è tanto bravo da cominciare a trovare la quadratura del cerchio, perché è vero che sono arrivati i giocatori un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Questo però è stato un problema di tutte le squadre, ma è anche vero che bene o male questa squadra sono quasi 60 giorni che parte insieme, certo, e che si allenano. Noi possiamo fare tutte le analisi di questo mondo, sono altri chiamati a fare le analisi e a trovare le soluzioni. Soluzioni non le possiamo trovare noi. Certo. Abbiamo il direttore generale, il direttore sportivo, l'allenatore, la società, i giocatori stessi, sono loro a dover essere capaci di trovare la soluzione nel più breve tempo possibile. Chiedo scusa se mi sono dilungato. No, assolutamente, è anche giusto, insomma, esplicitare quello che può essere un pensiero, poi condiviso o meno da più o meno persone, lo vedremo. Molti chiaramente, come avete visto dal messaggio precedente, alcuni giustamente dicono avrebbero tenuto Infantino, ma insomma queste poi sono valutazioni legittime. Sui giocatori che si sarebbero esatto, potuti io sui giocatori esatto, non entrerei, io l'ho detto dalla prima non per qualcosa, Infantino me lo sarei tenuto, non per qualcosa, io avrei tenuto Proietti, avrei tenuto magari qualche altro giocatore, ma ormai quello è punto e a capo, perché sì, non ma si poi può. Lo sai che cosa, spesso e volentieri è anche questione giustamente di gusto, anch'io ho dei giocatori. Allora, poi sono nella scelte mia squadra sono che scelte non avrei da mandato via, ma da sempre sono altri che bravo, preso, ma da sempre sono scelte però, che fa l'allenatore con la il settore tecnico, quindi avanti, c'è poco da fare. Federico, per te che diciamo è stata una partita particolare, l'ha vinta sul campo e se vogliamo anche a livello di prestazione generale Alessandro Di Palantonio, e allora partiamo subito, posso partire con una domanda, ma allora perché il Teramo, che Di Palantonio ce l'aveva, non ci ha pensato quest'estate? Secondo me sono diversi anni che il Teramo non pensa ad Alessandro, sicuramente non è colpa di questa proprietà, ma il ragazzo ha terminato il ciclo a Teramo dopo la vittoria della B, ha fatto l'anno successivo. Sì, e poi è andato a Terni. E dopo andò a Terni, ma diciamo che dopodiché non ci sono state più richieste o accenni. Ecco, ti richieste. Dicono che hanno visto l'intervista dopo la partita che hai fatto ad Avellino. Sembravi soddisfatto, ma non sei tifoso del Teramo visto che sei di Teramo. Vabbè, ma che c'entra? Cioè, lui fa anche gli interessi dei giocatori. No, che sono felice per la prestazione di Alessandro, chiaramente. Purtroppo lì è un derby, quindi se vince uno vince l'altro. Vediamo la foto che hai postato, perché insomma poi i ragazzi sono anche scambiati le maglie. È stato, eccolo qua, anche con il tuo post incrocio speciale nella partita di ieri di Paolo Antonio e Lasi, che lo sport regala sempre grandi emozioni. In questa foto sono racchiusi tanti momenti duri che abbiamo affrontato uniti senza mai abbatterci, ci davano per spacciati, forse più in un caso che nell'altro, causa infortunio. Tutte e due, ma questo dimostra che nella vita non bisogna mai mollare. Vi auguro il meglio con i due ragazzi che si scambiano le rispettive mani. Di Paolo Antonio che va via dal Teramo è uno dei tanti errori commessi dal Teramo dopo la promozione in Serie B revocata, sì, per i noti fatti. Bisogna dire che però già allora io dicevo, qualcuno mi potrà spiegare perché non perché è stato regalato, perché tu dici è allora andato in quel Ternana, caso è andato in Serie la Ternana B. Ha pagato, sì, però la Ternana ha pagato, ecco, ma lui è andato l'anno dopo, ha fatto un altro anno, sì, a ha fatto Teramo. L'ultimo anno di Vivarini c'era Di Paolo, esatto, Antonio, poi è andato via l'anno dopo alla Ternana, che esatto, poi in realtà con la Ternana ha fatto il precampionato, perché poi è andato a Viterbo. Esatto. E che me ne frega, meglio la Ternana, non glielo do, Di Paolo Antonio resta qua e sarebbe rimasto volentieri. Vi racconto un aneddoto, così faccio due risate a tutti. Allora, l'anno scorso il ragazzo è rimasto senza squadra, mi ha chiesto una mano a fine mercato, io già precedentemente ci avevo parlato perché avevo già intuito la situazione che non era seguito bene. A fine mercato ci parlo e dopo un paio di giornate c'era Teramo San Benedettese, non ricordo che
questa era la terza, quarta giornata, e andammo a vedere la partita a Teramo, io ed Alessandro. Allora a fine primo tempo andiamo a prendere un caffè in sala stampa, incrociamo Campitelli, il presidente. Che ci fate voi qui? Ci disse, che ci fai? Niente, siamo ragazzi senza squadra. Ah, va bene, in bocca al lupo, una pacca sulle spalle. Cioè, io non posso credere che un ragazzo che ha vinto un campionato di Serie C e va in B, cioè io dico, vieni qua, domani mattina portati la roba, firmi. Cioè, stai con me. Cioè, io la penso in questo modo. Poi chiaramente il libro cuore oramai non esiste più, però... sai, quindi dici, porca miseria, quindi tutto quello che hai fatto non è servito a nulla. Peraltro, scusate, una correzione, perché mi hanno fatto notare da casa, giustamente, perché c'è qualche tifoso molto più informato di chi dovrebbe, che Di Paolo Antonio c'era anche l'anno di Lamberto Zauli e poi è andato via l'anno dopo, di Asta Repetto. Sì. Era una considerazione all'atere per dovere di precisione, perché c'è chi a casa è informatissimo. Esatto, quindi cioè quest'estate il ragazzo aveva 200.000 squadre che lo volevano, io avevo dato la parola all'Avellino, quindi certo. Abbiamo aspettato fino ad agosto. La vita di Paolo Antonio, correggimi se sbaglio, ma credo che non sbaglio, gliel'ha cambiata Ignoffo l'anno scorso a Avellino. Quando Avellino l'ha messo Federico centrale di centrocampo? No, Alessandro ha iniziato a giocare lì a Viterbo, quindi 2 anni fa. Già a Viterbo giocava? Sì, giocava davanti alla difesa, ha fatto un campionato, ha fatto più di 40 partite, ha raggiunto la finale dei playoff di Coppa Italia in cui ha segnato e ha fatto 40 partite da viterbese, ha fatto un campionato straordinario arrivando, mi sembra, quarto addirittura. Quindi che succede? Che io anche nell'estate scorsa, proponendo il ragazzo, cioè parlandoci, guarda che lui è un regista, ma come un regista? Lui è una mezzala. Ho detto, perché mi sembra, tu fai il direttore di Bidici, molti direttori non conoscono il ruolo del giocatore, che fanno, che non fanno. Poi di colpo fa 2 partite tipo quella di ieri e tutti sul ragazzo. Io penso che comunque anche chi è in questo mondo, quando un giocatore fa un'annata storta o è in difficoltà per determinati motivi, cioè è seguito male o così, non posso credere che in determinate situazioni vengano proprio dimenticate. Ad esempio, ti faccio un esempio al volo. Io l'anno scorso ho fatto un'operazione in Romania portando Mattia Montini, che non lo voleva neanche l'Arzachena in Italia. È andato lì, ha fatto 16 gol, l'idolo della Dinamo di Bucarest, è quasi capocannoniere. Cioè, adesso non riusciamo a portarlo via perché vogliono tanti soldi e quindi è difficile, un'operazione difficile da fare, però rimango delle volte sbalordito da queste cose. Sarebbe possibile fare richiesta di spostare il recupero con la Sicula Leonzio in serata? Sai perché ti dico di no? Perché la Sicula Leonzio viene alle 14.30 perché poi deve tornare in Sicilia a fare la sera alle 20.45, per intenderci, manca le 18, sarebbe praticamente costringerli a ripartire il giorno dopo. Francesco, smettila di criticare, tutti i meriti Campitelli, dopo ti faccio Campitelli con tutte, intanto non ho capito a cosa si riferisce, perché fino adesso nessuna critica. Mi sembra di aver detto che bisogna mantenere la calma. Ripeto sempre che l'italiano è una lingua difficile, siamo in pochi a capirlo. Voglio fare proprio l'antipatico, il presuntuoso, ma siamo in pochi, e il telespettatore è un altro di quelli che non capisce l'italiano, perché io mi sono espresso bene, ho detto che è il momento di mantenere la calma, è il momento della tranquillità, è il momento delle analisi che competono a chi segue il Teramo e soprattutto competono a chi è dentro della società, l'allenatore, il settore tecnico, i giocatori e la società, che devono pure trovare le soluzioni per svoltare in modo decisivo. Quindi non mi sembra di aver lanciato delle critiche. Più che una critica è un'analisi. Che cosa significa critica? Adesso i confini sembrano molto sfumati tra l'analisi e la critica. Si sfogliava, caro telespettatore, il vocabolario. Adesso basta andare su internet e trovate tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Ok. Federico, invece, abbiamo parlato un po' di Alessandro. Parliamo un po' anche di Lasic, che era sul fronte opposto, che è stata un'operazione fatta quest'estate. Peraltro il ragazzo Andrea Econi lo conosce molto bene perché l'ho avuto anche a Brescia,
Non era facile scommetterci perché era reduce da un infortunio molto grave. Peraltro ricordo che nella sera dell'infortunio di Lasic, che fu Frosinone-Avellino, sì, Sky censurò le immagini, sì, dell'infortunio di Lasic per la crudezza delle immagini. Non era facile scommetterci su Lasic. Ecco, ce la racconti un po' l'operazione? Con vabbè, la storia è da libro, anche questa da libro, perché ne abbiamo passate veramente di tutti i colori. Allora, l'operazione è andata in questo modo. Nel momento giusto penso di aver contattato il direttore Iaconi, che conosceva molto bene il ragazzo avendolo avuto a Brescia, e l'ha avuto negli anni in cui il ragazzo era capitano della nazionale Under 21 slovacca, quindi sì, comunque sulla rampa di lancio. Il giocatore aveva già fatto due campionati da titolare in Serie B, e ha avuto un problema già all'epoca a livello familiare, perché ha avuto la sua ragazza che era incinta, e quindi con un po' di pressioni è dovuto tornare in Slovacchia. Quindi lui, certo, supplicò Iaconi, litigandoci, di poter tornare in Slovacchia, certo, quando lui aveva una carriera in discesa in Italia, probabilmente avrebbe fatto 4-5 stagioni già in Serie A, certo, adesso. E quindi il direttore a malincuore lo cedette allo Slovan di Bratislava, che è la Juventus, diciamo, della, sì, Slovacchia, dai, è una delle società ricchissima. E quindi il giocatore è tornato lì. Dopodiché, dopo un anno e mezzo, si è reso conto, dice, ma io che sto a fare in Slovacchia? Certo. Però, sai, perdi quell'anno, anno e mezzo che ti può permettere di fare il salto. E così io poi sono riuscito a fare un'operazione, che una guerra durata 25 giorni con lo Slovan, e riportarlo ad Avellino. Da lì poi, vabbè, il ragazzo ha fatto un campionato strepitoso nell'anno con Novellino, giocando anche fuori ruolo, perché questo giocava 4-4-2, lo impiegava da esterno di centrocampo, e lui comunque in maniera, cioè, ripiegava, ha fatto 2 gol, 6 assist, 7 assist mi sembra. E nella seconda stagione appunto successe questo infortunio di Frosinone, in cui nel pieno il giocatore sembrava lanciato, ebbe questo infortunio, io ero presente, quindi vi posso lasciare immaginare... Sì, sì. Ma soprattutto, oltre all'infortunio, c'è stato tutto il periodo della riabilitazione, in cui il ragazzo avrebbe avuto una forza mentale strepitosa, che è quella che serve più di tutti, strepitosa. Perché poi magari anatomicamente si guarisce, sì, si guarisce, però se non hai la forza mentale ti viene da mollare. Molti momenti gli sono stato vicino, sono andato a Bratislava, l'ho sostenuto, delle volte abbiamo litigato tra di noi, perché sai, quando lui dice porca miseria, qua non guarisco, come facciamo? E quindi diciamo che alla fine siamo riusciti, abbiamo aspettato anche ulteriori 6 mesi affinché lui guarisse completamente. Poi si è iniziato ad allenare in Slovacchia. Io appunto ho chiamato Andrea, quando ho chiamato Andrea Iaconi gli sono drizzate le antenne, dicevo, che fai Lasic senza squadra? Ho detto, sì, guarda, lui c'ha questo problema. Dice, no, vabbè, ma io il ragazzo lo conosco, per me l'unica cosa, ho detto, se sta bene non ci sono problemi, gli ho garantito che il ragazzo comunque sta bene, quindi l'unica cosa che lui ha attualmente è che comunque per acquisire i 90 minuti devi giocare, quindi se tu, certo, giochi, inizi, giochi un tempo, poi giochi 60 minuti, 70 minuti, 80 minuti, 90 minuti, e dopodiché sei pronto ad affrontare per 90 minuti tutto l'intero campionato. Chiaramente il direttore è cosciente di questa cosa, ma sa benissimo che dal momento in cui recupera il giocatore ha un giocatore di categoria superiore, questo è chiaro, quindi al momento in cui tu devi andare a fare un acquisto, un giocatore che sai che ti può dare un tot, sai che con questo, se lo aspetti e hai pazienza un attimo a aspettarlo, poi ti può dare quello che un altro giocatore non ti dà. Eh sì, anche perché poi per caratteristiche sembra uno di quelli che ha un impatto a livello di pressione che molti nel centrocampo del Teramo non hanno. Ma una domanda, questi opinionisti lo pagano il biglietto allo stadio? Ma forse si riferiscono a te. Io veramente, far vedere il tesserino? Io veramente non sono un opinionista, io sono un giornalista. Esatto, vuoi far vedere il tesserino all'ordine? No, vabbè, dai. Si scherza. Nel passato l'ho pagato il biglietto. Nel passato l'ho pagato. Sì. Per metà stagione, quando ai tempi di Giovanni Cerulli Irelli, presidente del Teramo, io discussi con un dirigente che amava il Teramo, sembrava che lo amasse solo lui, e io dissi, tu fra qualche anno qui non ci sarai più, e io spero di esserci per tanti anni. Infatti questo signore, per educazione, non faccio il nome, non è più venuto allo stadio, passò quella stagione, ne passarono altri, non è venuto più allo stadio, e raccontarono quello che era successo
fuori la sala stampa al vecchio e ti hanno ritirato l'accredito. Comunale. No, 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 senza ritirare l'accredito, fecero il silenzio stampa mirato solo con me, che io sono d'accordo che quando un organo di informazione, una società reputa non corretto o che ha sbagliato, si fa il silenzio stampa mirato, non che nel passato poi, negli anni a seguire, è stato perdonato tutti e tutti, e io pagavo il biglietto. Perfetto. E entravo sotto il me e facevo, ho pagato il biglietto. immaginate che potevo essere tanti anni fa. Moltiplicato 10. Domenica si gioca al Bonolis, l'abbiamo detto, la sensazione. Allora, posso? Sì, vai, allora, vai, spiegalo tu che forse sei allora, più chiaro. Allora, sinteticamente, gli amici degli amici ci dicono, gli amici degli amici che stanno in alto, quindi a livello di Lega e di Federazione, ci dicono che si gioca al Bonolis. Però a oggi, in questo momento, ufficialmente, come giustamente mi ricordava Ania Cantagalli prima della trasmissione, a oggi si gioca a Pescara perché ancora non c'è la visita, il controllo da parte della FIFA, che ci sarà domani mercoledì, il collaudo. Poi ci dovrà essere l'omologazione da parte della FIFA che il Teramo dovrà spedire un timbro alla Lega. Sopra un cellulare, che adesso è tutto con i cellulari, quindi un timbro su un cellulare o su un pezzo di carta che dovrà essere mandato alla Lega a Firenze e poi a quel punto la Lega darà l'ok per giocare al Bonolis. Domani è già mercoledì. Restano due giorni, giovedì e venerdì, perché come giustamente diceva il presidente Iachini, non possiamo il sabato mattina dire allora si gioca a Pescara. Esatto, esatto. Quindi te, ecco, se vogliamo andare in percentuali, io dico che al 99% si gioca al Bonolis. Sì. Può darsi che poi non si verifichi. Va bene, allora faccio così, per essere ligio al dovere, siccome dalla regia mi dicono pubblicità appena puoi, pubblicità. Direi. Eccoci di nuovo insieme, seconda parte di Proteramo. Andiamo a leggere qualche messaggio, poi vi faccio vedere qualche dato. Penso che quello che è successo quest'estate a Teramo Calcio sia una delle cose più belle mai sperate. Ora sono passati solo 180 minuti, allarmanti negativi. Ma io allarmanti per qualcosa sì, però vediamo. L'ultimo rigo. Ma tutto servirà per assemblare meglio. Poi posso dire la mia pure? Sì, come no. Ok. Sì, come no. Tempo al tempo, la squadra ha bisogno di assestamento. Penso che fra 3-4 partite potremmo iniziare a vedere il Teramo. Penso che queste due batoste serviranno ai ragazzi per creare spirito di squadra e voglia di rivalsa. Nelle prossime due partite, intanto, quello che è certo, mancherà Pietro Cianci. Oggi è uscito, sono uscite le squalifiche del giudice sportivo, quindi salterà la gara di domenica contro la Cavese e la trasferta di sabato, perché il Teramo giocherà di nuovo sabato sera a contro il Rende, che però gioca a Vibo Valentia, perché il Rende invece lo stadio lo sta praticamente rifacendo da capo, il Lorenzon da capo, però se ne passerà tanto tempo. Peraltro anche la Cavese sta giocando a Castellammare di Stabia e non al Simonetta Lamberti, quindi come vedete questioni di impiantistica che riguardano tante squadre di Serie C. Secondo te, Francesco, sabato sera qual è stata la squadra più pericolosa delle due? Così, rispondimi un... Non ho capito la qual domanda. È stata la squadra più pericolosa tra Avellino e Teramo? Dai, buttati. Vabbè, mi viene a dire l'Avellino. E invece no, guarda qua, intanto ti dico che sei il numero uno. Grazie. Ti faccio vedere i dati, sono 24 pagine di report della partita di Y Scout. Questa è l'evoluzione. Ma l'avevi fatto vedere prima. Allora, se sapevi la risposta, l'hai sbagliata apposta. Bello. Allora, questa è l'expected goal, cioè, che cos'è? È un indice che assegna ad ogni tiro una probabilità basata su dati statistici storici che può essere determinata dalla posizione, dalla tipologia di assist e altri fattori. Una metrica moderna che consente di studiare i risultati delle partite in base alla qualità, quantità delle occasioni create e non in base alla fortuna. Cioè, paradossalmente, il Teramo è stato più pericoloso. Questo vi fa capire. Sì, poi adesso vediamo anche gli altri. Precisione passata. Anche gli altri dati. Questo per farvi capire che spesso i dati dicono molto meno di quello che potrebbe sembrare. Allora, ti faccio vedere alcuni dati. Il possesso palla
Come vedete sotto, cioè 1:15, 16:30, quali sono i minuti della partita, eh? Quindi sono intervalli di tempo della partita. Il Teramo effettivamente per possesso di palla, e all'inizio aveva i primi 20 minuti, ha giocato molto bene, ha avuto il pallino del gioco, ha avuto prevalenza nel possesso di palla, poi crollato chiaramente anche per colpa dell'inferiorità numerica, poi piano piano è risalito nel corso della seconda frazione, dove si è visto, questo è già un parametro che fotografa meglio la partita. Ti faccio vedere anche, Francesco, la precisione dei passaggi, che è stata quasi sempre inferiore rispetto all'Avellino, che è la riga verde, mentre il Teramo è la riga rossa. Ma ti faccio vedere... Ma nemmeno così profonda la differenza di percentuale. No, non è. Non pensa è a come è finita la partita. Ok, però ti faccio vedere quest'altro dato, che secondo me fotografa meglio di tutti la partita e quello su cui il Teramo deve lavorare, ovvero la lunghezza media tra i reparti della squadra. Il Teramo è stato per tutta la partita più lungo, cioè reparti più slabbrati, mettiamola così per intenderci, rispetto all'Avellino, che è vero che ha fatto una partita di maggiore contenimento ed era quindi più semplice che fosse più corto, ma il Teramo oggettivamente rispetto a quella che è una statistica normale è stato molto più lungo, ed ecco perché la precisione dei quando sei molto lungo la precisione dei passaggi diminuisce, perché il passaggio viene fatto da un compagno che è molto più distante, e sono tanti fattori che poi incidono partendo da questo dato. Penso che anche nel secondo tempo, quando già stava perdendo il Teramo e quindi doveva verosimilmente prendere l'iniziativa e quindi attaccare, come si suol dire, in masso, comunque con più partecipazione dei vari reparti, nel secondo tempo ha mantenuto la stessa percentuale, 60%. Poi c'è anche l'intensità di pressing, che è un altro dato da studiare, che poi magari vi spiegherò se abbiamo un paio di minuti di risulta, ve lo spiego. Però tu dal campo invece, Federico, hai avuto questa sensazione che abbiamo fatto vedere? Guarda, io ti dico la sincera verità, la partita, come ha detto il mister Tedino, come ha detto mister Ignoffo, comunque secondo me è stata cambiata dall'espulsione. Questo è l'episodio che ha inciso particolarmente. Chiaramente prima sullo 0-0 questa azione qui, c'è stata questa azione ad esempio in cui... Sì, questo è a rigori per Ciancio. Poi c'è stata una girata, mi sembra, sempre sullo 0-0, non so di chi, non ricordo. Sempre di Ciancio. Di Ciancio, se tu in un'occasione del genere vai in vantaggio, la partita cambia. Quelli sono degli episodi singoli che possono, cioè se ben, questo per esempio è una parata strepitosa, questa è una parata strepitosa di Tomei, di Tomei io l'ho rivista, la rallentatore l'ha tolta proprio dal set, questa è un'altra palla che ha messo Alessandro, strepitosa, questo si è mangiato un gol incredibile, e poi ha fatto una parata anche su questa qui, questa successiva, un altro tiro di Di Paolo Antonio ci sarà tra poco, lo questa vedremo. Qui guarda, eccolo qua, guarda, si porta avanti la palla con la sua, guarda qui, tanta la roba qui. Ok, le capacità, rientriamo un attimo, le capacità balistiche di Alessandro non si discutono, però, ed è quello che cercavamo di spiegare, poi rispondo a questo, mi ripeto, il problema è l'allenatore, io non credo che sia l'allenatore, però... Però è una cosa che abbiamo rilevato un po' tutti, è che un'azione come quella che abbiamo appena visto è emblematica del fatto che si permette ad un giocatore come Di Paolo Antonio di tirare quasi al limite dell'area di rigore senza pressione. Guarda, sì, infatti quello che abbiamo parlato pure prima, quando tu hai comunque un giocatore che vedi che ti sta mettendo in difficoltà, come è stato il caso di Alessandro, che veramente avrà fatto 50 passaggi, 50 occasioni. Guarda qua! Non c'è stato uno del Teramo che è andato lì, gli ha dato un pestone, un fallo, una punizione. Io questo l'ho notato, perché chiaramente dal di fuori chi è un po' addetto al lavoro lo vede, però quello che volevo dire è questo, che comunque il direttore Iaconi lo ha detto più volte, andiamo cauti, sì, perché sappiamo che all'inizio avremo difficoltà, avere 20 giocatori nuovi non è facile metterli insieme, c'è una nuova proprietà, vi stiamo ricostruendo le basi, cioè sono tutte frasi che il direttore, io l'ho sempre sentito col freno a mano tirato, giustamente, perché sa
dopo 30 anni di esperienza, a cosa si va incontro. Certo. Io passeggiando per Teramo, io sono teramano, quindi rispondo anche al messaggio di prima, passeggiando per Teramo, no, ma dopo il Bari ci siamo noi. Cioè, quando tu vedi, conosci i giocatori, conosci le realtà, conosci come si costruisce perché a Teramo c'erano macerie, una struttura da allora, zero. Allora scusami, questi dati statistici purtroppo per me, purtroppo sono dati di White Scout a pagamento. È un abbonamento che si fa alla NASA, si trova. No, si trovano immagini, però vi dico una cosa, cioè Avellino Tero, per esempio, sono 24 pagine, cioè è un libro, poi vi faccio vedere anche molte cose per farvi vedere quanto è approfondito. Molte cose poi al tifoso normale interessano relativamente, servono più a noi per farci un'idea. Scusami Federico. Quindi stavo dicendo che secondo me bisogna andarci con molta calma, e sono sicuro che la squadra reagirà e dimostrerà che non è una squadra da zero punti, non è una squadra che andrà a prendere le pallonate ogni domenica in casa e fuori, ma è una squadra che una volta un momento in cui Tedino troverà la giusta quadratura, i giusti titolari, le giuste alternative, i giusti cambi, vedrete che la situazione si sistemerà, ma io penso anche prossimamente. Chiaramente io ho notato anche, sempre mia opinione personale, che qualche difettuccio c'è, secondo me manca un vero bomber, manca secondo me un difensore centrale che sia un leader di una difesa. Queste sono le mie, diciamo, secondo me quello che manca. Per il resto c'è un centrocampo che è di categoria superiore, un attacco e comunque lo vedo più da guerra piuttosto che da finalizzazione. Quello che mi sembra in opinione. Cioè, più da manovra barra sportellate con gli altri difensori. Esatto. Forse per esempio, non mi permetto di interpretare. Se Magnaghi quest'anno, io li conosco bene o male tutti, se Magnaghi quest'anno poi fa 20 gol, sarò smentito, ma è un ragazzo che ha fatto sempre 6, 7, 8, 9 gol, ha fatto, mi sembra, Pordenone 7 gol, sì. Non ricordo. Ha vinto il campionato, quindi. Prendo la palla al balzo dal messaggio del telespettatore che diceva il calcio, le squadre non si fanno con i curriculum, ma i curriculum sono la conseguenza di quello che un giocatore ha fatto nella sua carriera, non è che nasce così dal nulla il curriculum. E qua dobbiamo metterci in mente, come giustamente poi sottolineavano altri telespettatori, che ci sono giocatori che nella loro carriera hanno sempre militato su buoni livelli, qualcuno sì. Su ottimi livelli in questa categoria e anche nella categoria superiore, quindi non è che si fa il calcio con il curriculum, ripeto, è l'espressione di quello che il giocatore ha fatto prima di arrivare in una squadra, ossia nella sua carriera. E la carriera sin qui di tutti i giocatori presi dal Teramo sono Ecco perché, perdonami. Prima e ti ho fatto vedere quel dato sull'indice di pericolosità, per far capire anche che statistiche, dati molto analitici, molto approfonditi, molto selettivi, spesso possono raccontare una storia diversa. A volte la confermano, altre volte la smentiscono. Quindi i dati vanno presi, vanno analizzati, ma poi vanno anche contestualizzati, altrimenti se tutto statistici della partita, sì, però io prendo un giocatore, vado a vedere, non usiamo il termine curriculum, vado a vedere che cosa ha fatto negli ultimi 5 anni, certo, 6 anni, 7 certo. anni della sua carriera. Però se vai a prendere le statistiche, domenica scorsa Bari Viterbese non si gioca e domenica l'altro ieri Potenza Catania non si gioca. Ok, poi le partite hanno raccontato la storia diversa. Scusami Federico, Volevo finire con un'ultima, per far capire anche da casa la situazione. Allora, fino a 2 mesi fa, anche forse un mese fa, per un giocatore venire a Teramo con le cose che erano successe precedentemente non era facile. Posso garantire che da oggi, da un po' di tempo a questa parte, questa nuova proprietà, insieme al direttore tecnico, al direttore generale, sono riusciti a invertire in brevissimo tempo l'opinione che c'era ultimamente di Teramo, che non è una cosa da poco, perché quando tu devi contattare un giocatore
devi parlarci, devi convincerlo, anche perché loro hanno fatto anche dei contratti biennali e triennali, ma l'hanno fatto perché inizialmente i primi dice: ma io perché devo venire a Teramo, che volete fare, nuova proprietà? Perché si sa che quando arriva una nuova proprietà ci sono sempre punti interrogativi. E io posso dire che in 2 mesi loro sono riusciti a invertire questa cosa, ed è una cosa importantissima, che è la, secondo me, la base per partire. Oddio, io devo dire la verità, non sono d'accordo su questa considerazione, ti spiego perché. Dimmi. Perché il giocatore è un professionista, e quindi se accetti o non accetti lo fai sulla base del fatto che innanzitutto si gioca a calcio e lo si fa per lavoro, e non deve interessare che cosa sia successo prima o dopo, perché... No, ma se entra una nuova proprietà e tu, certo, non sai chi sono, certo, non ci vieni a Teramo, vai a Viterbo. Assolutamente, però... Comunque è una realtà che adesso viene valutata in maniera in alto profilo, capito? Viene vista bene. Fino a poco tempo fa non era proprio così. Ho capito la differenza. Francesco, calma e sangue freddo, andiamo avanti con l'umiltà. Ero da Avellino, abbiamo fatto una brutta figura senza espulsione di Ciance in un'altra partita. Ciao Donato! Oh, Francesco, giusto per farti stare calmo e farti arrabbiare ancora di più, ti faccio vedere. Non sono arrabbiato per niente, perché sono talmente... Questa squadra è troppo tecnica per il girone, qui ci vogliono 11 leoni dal primo all'ultimo minuto. Ti faccio, ma giusto per farti arrabbiare ancora di si più. Può, vuoi vedere le linee di passaggio del Teramo? Può essere un leone anche il giocatore tecnico. Certo. Con la tecnica e con un po' di grinta che chiunque ce l'ha, sovrasti il giocatore che ci mette tanto impegno ma che è povero tecnicamente. Quando le cose non vanno, gli allenatori intelligenti possono anche cambiare. Intanto mi sono sdraiato. Modulo e non fissarsi, soprattutto quando la condizione fisica non ti sorregge. Poi abbiamo provato a fare a mettere il Teramo in un altro modo in campo. Intanto ti posso far vedere le linee di passaggio del Teramo da Avellino. Guarda, così ti faccio impazzire. Praticamente è una specie di tiki-taka su 20 metri. Le linee più spesse sono quelle in cui la linea di passaggio si è ripetuta più volte, ok? Vabbè, chiaramente non era facile, soprattutto in inferiorità numerica. Oh, però ti do una bella notizia. Ti faccio vedere chi è arrivato in prova. Si chiama... Adesso mi pare Tony Gomez. Me lo fate vedere? Eccolo qua! Tony Gomez del 98 è in prova, eh? È un'ala sinistra / seconda punta, portoghese ma della Guinea-Bissau, che ha fatto le giovanili a Liverpool. E infatti, tra un po' vedremo, poi avremo anche delle immagini, ve le faremo vedere tra un po'. Del ragazzo che gioca proprio con la maglia, che la vedete, la maglia del Liverpool. Poi Forest Green, poi è andato proprio in Portogallo, alla Ruca, adesso è svincolato, è in prova a Teramo, non è l'attaccante, che è il pennellone d'area di rigore che ti aspettavi, ecco perché immagino il perché della tua faccia, però è un giocatore che potrebbe essere utile alla causa, poi vedremo se effettivamente sarà così. Non riesce che aspettare, sperare. Oh, vabbè, Tedino, no, dai, inesperto e incompetente. Peraltro, ecco, proprio su questa cosa, come si fa a dichiarare prima la partita del Teramo il primo forte di Avellino? Tedino ha già risposto. Ma ti dico anche una cosa, all'amico da casa e anche a tutti quelli che ci seguono. Tedino ha detto: sulla carta, in questo momento, sulla carta, se prendete gli organici, sfido chiunque di voi a dire il contrario. Poi ha anche detto: sul campo è un'altra cosa, cioè non ci fissiamo adesso con una cosa che poi giustamente, e lo dico a beneficio di chi ci segue, ad Avellino hanno giustamente letto anche un po' strumentalmente, sì, per caricarsi, chiaro, no? Ma che Tedino non ha detto, cioè, questo è evidente. Poi è chiaro che se una cosa del genere, che può essere interpretata in vari modi, arriva ad Avellino la prendono come: signori, Tedino ha detto che noi siamo più scarsi, in modo che l'Avellino entra in campo con la bava alla bocca. E tu, come Teramo, ci entri lo stesso con la bava alla bocca. Esatto. Che la bava alla bocca non è che devo fare 50 giri di campo e mi devo preparare per farmela venire. Il carattere è carattere. Quindi tu, Teramo, sapendo che tecnicamente, per quelle che sono le caratteristiche e le qualità dei giocatori dell'uno e dell'altra squadra, il Teramo è superiore, Tedino ha fatto bene a dire in quel modo, tu giocatore...
riscontri la fiducia dell'allenatore, sai che vai ad Avellino, giochi anche tu con la bava alla bocca. Sì, in sì. Più sul piatto della bilancia, però, tu puoi mettere una forza tecnica che gli altri non hanno. Quindi qua nell'equazione qualche cosa non ridà. Quindi non diciamo che l'Avellino legge quelli, allora mo lasciamo vedere, perché pure il Teramo può far vedere. L'ho però, detto poco fa, non è detto che il giocatore. Non sai perché ti dico, siccome giustamente una domanda a Federico, ma con questi contratti pluriennali quanto può incidere sul rendimento? Secondo me ci vorrebbero delle clausole di rendimento. Questa è una bella domanda, ti faccio rispondere, fammi finire solo un concetto, cioè ragazzi, proiettiamoci in una situazione contraria, va bene, facciamo questo esempio, facciamo che l'Avellino è una squadra molto forte, che l'allenatore dell'Avellino, sto facendo un esempio, che l'allenatore dell'Avellino dica in conferenza stampa: ma sì, sulla carta l'Avellino è più forte del Teramo, poi però le cose in campo sono diverse. Per parte biancorossa, giustamente, anche per dare uno stimolo in più alla squadra, si dirà: signori, guardate che ad Avellino dicono che noi siamo più scarsi. Ok? Secondo voi questi giocatori, la maggior parte, sono venuti a Teramo convinti di fare il girone B? Credo di no, perché quando è iniziato veramente il mercato di fatto era praticamente certo, ma che fosse certo lo si poteva capire già molto prima, mettendo insieme le squadre. Io devo dire la verità, l'ho da fatto un pomeriggio, impazzito. Bravo, da quando è finita la stagione passata con le squadre promosse, bisognava solo vedere Piacenzo Trapani. Bravo, si era capito che il Teramo andava nel girone C. Le clausole di rendimento, Federico, bello argomento. Ti spiego come la penso, poi mi pagano. Allora, io penso in questo modo: che se quando viene preso un ragazzo, so che in Serie C è difficile perché non è facile conoscere tutto. Secondo me bisogna conoscere il ragazzo fino in fondo, cioè faccio un esempio, un attaccante, io voglio sapere tutto di questa persona, com'è, chi non è, com'è di carattere. Certo. Non è facile, perché in Italia lo fanno poche società, parliamo Juventus, Atalanta, già l'Inter lo fanno un po' meno. Stai rischiando di essere, te lo sto dicendo apposta, di vedere che il tuo microfono spento. che succede che quando tu fai un triennale devi vedere a chi lo stai facendo, perché alcuni gli fai il triennale e ti dicono: sì, bello mio, adesso mi hai fatto 3 anni, vediamo, arrivederci, grazie. Invece ci sono alcuni che se gli fai il triennale ti vanno a 300 all'ora, perché hanno una motivazione diversa. Altri, se gli fai un anno di contratto, sanno: porca miseria, questo non mi devo mettere in luce e devo... Quindi io sono sempre, soprattutto in un campionato di Serie C, fare un triennale, credo che il Teramo sia forse l'unica società che ha fatto contratti triennali in tutti e 3 i gironi. Mettere, secondo me, come diceva da casa il telespettatore, a rinnovo automatico in caso di... sarebbe una cosa migliore, però come ho detto prima, convincere soprattutto nella fase iniziale i giocatori a venire a Teramo, ma non perché Teramo, però non se ne parlava bene ultimamente, questo ve lo posso dire io perché giro. Lo sappiamo pure noi. Non se ne parlava bene, quindi convincere un giocatore, purtroppo sei costretto a fare, se un giocatore da una parte guadagna 70, quindi ne devi dare 90. Certo. Purtroppo è la realtà, quindi la società ha fatto anche questi sforzi, gliene va riconosciuto il presidente che sta facendo gli sforzi economici importanti, e quindi un consiglio che do io da Teramano: non facciamolo scappare, non critichiamolo, perché comunque trovare questi personaggi in giro è sempre più difficile. Sono delle persone in giro che arrivano, dopo tre mesi salta tutto. Questa è una persona seria e non la facciamo scappare. No, questo lo posso dire ai tifosi. Analizzare è un altro, esatto. Poi non bisogna nemmeno arrivare al punto in cui non si può dire niente, perché altrimenti è tutta una grida. Però il presidente ha messo i soldi, che deve fare? Se no deve giocare pure lui, deve scendere in campo. Sulla domanda, l'ultima domanda del telespettatore, io credo che... molti di questi giocatori erano convinti di giocare nel girone B. Io non sono d'accordo, anche per aver sentito vari allenatori, vari direttori sportivi, che si giochi meglio nel girone B che nel girone C. Nel girone C, da molti anni a questa parte, ci sono molti giocatori di un certo livello e squadre tecnicamente valide. Così come anche questa favola: un conto vai a Avellino, un conto vai a
negli ultimi anni, negli ultimi anni il Teramo abbiamo preso, ci metto pure io, abbiamo preso gli schiaffi con l'Albino Leffe fuori casa, tanto in casa dove andavano 100-200, no, perché Aristi dice lì ci hanno 10.000 persone, sì, 10.000 persone che caricano la propria squadra, comunque... ma che dovrebbero essere di incentivo anche perché giochi in una bella platea, certo. Per io che ci gioco fuori casa. Abbiamo preso gli schiaffi con la Gian Erminia. Ma Gian Erminia, con la Gian Erminia ha vinto. Va bene, abbiamo perso con la Virtus Vecom Verona, mi sembra il torneo aziendale che si faceva una volta a Teramo, quello dei commercianti e come abbiamo... Poi dove che erano? Abbiamo perso in tutti i posti del mondo dove ci stavano massimo 300, 400, 500 persone. Quindi anche questa è un'altra favola che va accantonata. Okay. Ripeto, vai a Avellino, perché siamo stati a Avellino, ci sono migliaia di tifosi dall'Avellino, intanto c'erano 300 tifosi del Teramo, questo non ce lo dimentichiamo, che tra Catanzaro e Teramo si sono... Catanzaro e Avellino sono fatti... Catanzaro e Avellino. Bellissimo anche. Si sono fatti l'equivalente di 10 trasferte in un altro girone, quindi ma anche complimenti saluto, a questi tifosi. Saluto a fine partita che hanno fatto Alessandro Tonti e Alessandro Di Paolo Antonio, è stato bellissimo, la tifoseria ha dimostrato secondo me grande maturità perché... ha applaudito i giocatori al termine della partita e secondo me ci sono le giuste, poi ho visto che secondo me si sono anche ricompattati forse i tifosi, sì è una cosa, sono felice, li vedevo l'anno scorso distinti, curva, cioè dai. Io poi non so, non abbiamo la riprova in casa, non so se poi andranno in settori diversi, ma questo poi conta. No, è importantissimo, la tifoseria unita ti spinge la domenica. L'importante comunque è credo che sia alla fine avere, per esempio, se si giocherà a Teramo domenica, innanzitutto, dai, 2.000 persone almeno. Dai. Tranquilli, fino alla fine del campionato il Teramo perderà al massimo 2 partite. Adesso non so se il telespettatore da casa dice 2 in totale o da qui alla fine altre 2, che sarebbero comunque poche, però in B tramite playoff va bene. Non facciamo in tempo a mandare Cristini, che ha parlato oggi, ce ne scusiamo, domani il telegiornale lo facciamo ascoltare, però facciamo vedere un po' la Cavese come potrebbe arrivare, perché poi la Cavese pareggiato con la Vibonese, cambiando 3 moduli, a proposito di cambio di moduli, ha giocato 4-2-3-1, ha giocato 4-3-3, ha giocato 4-2-4, ha questi giocatori, c'è l'ex Lulli, c'è l'ex Favasuli, a centrocampo di ex ce ne sono abbastanza, c'è Marzorati, c'è Germinale, Russotto che gioca a piede invertito, attenzione questo Addessi che è bravo, Matera che può fare il playmaker se giochi a 3, altrimenti la mediana a 2. Vi posso dire che... ho sentito anche il presidente della Cavese, è convintissimo, in caso non ci sia il risultato a Teramo, probabilmente Moriero verrà sostituito e vi posso dire che domenica ci saranno minimo 7-8 allenatori appollaiati. Lungo, mi dicono. Ma secondo me no. Cioè sì, non lo so, è tra i papabili, ma dicono di Sasa ce ne sono 7-8 comunque che verranno a vedere la partita a Teramo, come i gufi sulle tribune, nella speranza che la Cavese perda chiaramente. E certo. Visto che abbiamo visto la Cavese che ha cambiato tanto, noi ci siamo permessi poi. Visto che Cianci non ci sarà e che dunque ed è rientrato Minelli, che oggi è tornato a allenarsi in gruppo, noi abbiamo fatto un 4-2-3-1 che è il classico e abbiamo messo l'ASIC. Ma non perché sei qui, Ah, vabbè, dai. Ok. Cancellotti, Cristini, Piacentini e Tentardini. Io non lo so se gioca Tentardini. Avete fatto fuori Di Matteo. Ma allo stato attuale, siccome l'abbiamo visto un po' in difficoltà Luca, a cui vogliamo anche bene, però probabilmente forse in questo momento Tentardini potrebbe dare qualche garanzia in più, però chiaramente Lasica, rigori, Bombaggi, Mungo, Martignago, Magnaghi, 4-3-1. Sul difensore esperto che guida la difesa, che la comanda, che fa il vero difensore leader, sono d'accordo con me, con Federico. Sì, con Federico, perché con tutto il rispetto per Cristini e Piacentini, i quali auguro una poi ci sono anche Iotti e Soprano, bisogna però oggi non hai né Iotti né no, Iotti non ce lo hai, ma non perché stia fuori, perché magari ancora non è in condizioni ottimali e credo che forse manchi un difensore
in quel modo. Un difensore con determinate caratteristiche, chissà perché, sto pensando a quanto è bravo Bonucci, perché è bene fare i paragoni con quelli che bravissimi. Quanto è bravo Bonucci quando gioca con Chiellini, quanto è meno bravo gioca con qualche altro. Chi lo sa perché? Attenzione che dalla regia potrebbe arrivare qualche maledizione. Dalla regia arrivano dati inoppugnabili. Bonucci che fa fatica in nazionale con Romagnoli vicino, gioca con Acerbi, al di là della differenza dell'avversario, e gioca con un tantinello più di sicurezza. Vabbè, ma questa è un'altra storia, questa è la squadra. Andiamo avanti. Va bene, no, è giusto per vedere l'altra ipotesi di formazione. Aspetta, non l'ha provata Medino, è un'idea nostra. È un divertimento. Intanto, scusate, nel primo schieramento c'è un errore sopra, ho sbagliato io, è chiaramente 4-3-2-1. 4-3-2-1, sì. 4-3-1-2 nella prima e poi nella seconda 4-3-2-1 è giusta. Cacciotti, Cristini, Piacentini e Tentardini, poi la mediana a 3, ma due sottopunte. Comunque Minelli, io non so se è possibile, però anche per... Ti dico che non è una bestemmia. No, sai perché io l'ho pensata così? Aspetta. Avere un attaccante da poter mettere in corso d'opera. Allora, il problema è un altro, lasciando queste due formazioni. No, lasciamole in video. Il problema è un altro, è come si muovono i tre centrocampisti, soprattutto Lasic e Bombardi. Io parlo sempre quando non siamo in possesso palla, perché quando non siamo in possesso palla noi sulle fasce sin qui abbiamo sofferto tremendamente, quindi dipende da quanto vengano avanti Cancellotti e soprattutto Tendardini e dai movimenti dei tre centrocampisti e del trequartista, perché altrimenti continueremo a soffrire. Okay. Queste cose Tedino le sa meglio di me. Però ma tanto santo è Iaconi, ma fatemi il piacere, vedete il suo passato. Se vediamo il passato di Iaconi, a Arezzo ha fatto bene, a Brescia ha fatto quello che ha fatto, a Pescara non ne parliamo. Ok, vediamo il prossimo. Pescara è stato bravo, aveva a fianco uno come Antonio Riveri, però a Pescara è stato talmente bravo che prima rivesse il bilancio, conservando la categoria. Brescia. Poi quando a Brescia poi non Brescia ha fatto non so quanti milioni di plusvalenze, ci ha appunto messo un po' però. A Pescara ha fatto quello che ha fatto, è inutile che ripeto cosa, perché chi non lo sa, non lo sa, che posso fare? I giocatori sono venuti perché li avete fatti ridere, contratti 2-3 anni che non faceva nessuno. Mi suggeriscono però dalla regia che forse hai perso il microfono. Come ha fatto? Si è ingazzato con Bonucci. No. Allora vediamo il prossimo turno, vedi Bonucci. Mi sembra che tra Catanzaro, velocemente, tra Catanzaro, Catania, Bari, Regina, mi sembra non dimenticare, comunque tra queste squadre, forse qualche altro, di giocatori con biennali e triennali, ce ne sono tanti. Io in questo caso... ammetto tutta la mia faccio già l'esempio di Antenucci. Bari Reggiano ha fatto follie, cioè delle follie, esatto, allo stato puro, cioè. Vogliono primeggiare, hanno fatto contratti biennali e triennali a giocatori forti. Bari vincerà con l'Argentino. No, pensi questo? Posso dirti una cosa, non so se sei d'accordo. Il Teramo vuole fare una grande stagione, fa contratti biennali e triennali. Bari tra un po' farà una cosa che forse avrebbe dovuto fare quest'estate. Cambia allenatore tra quattro partite. E vincerà il campionato. Mia impressione. È lungo. Sì, vabbè, è un'ipotesi. Vediamo il prossimo turno, perché ti voglio chiedere, Federico, mi fai velocemente una griglia? Mentre vediamo il prossimo turno, Casertana Rieti aprirà il turno che si conclude, signori, lunedì sera con un Bari Regina che è fantastico. Ovviamente c'è Teramo Cavese domenica alle 3. Griglia di... Una griglia finale, dai. Me ne metti? Il Bari, il riffo di Raffa andrà su. Domenica l'hai visto quando vinci le partite al 95esimo sul rigore, inizi a vedere i primi episodi favorevoli, un po' per fortuna, un po' per altro. De Laurentiis, la squadra c'è, tutto qua, penso che il Bari alla fine prevarrà soffrendo. Poi c'è, secondo me, è stata molto sottovalutata, sottovalutato il Catanzaro. Secondo me è una squadra... Invece secondo me è fortissimo. Lo so, secondo hai ragione. C'è Catanzaro, c'è il Catania, dopo... Sulla carta c'è la Regina, anche se non mi convince pienamente, però lì continuano a spendere, prendere giocatori. Quindi dopo, vabbè, c'è la Ternana,
Caspita. Cioè la Ternana. Però prima ho dimenticato, a proposito di Biennale Triennale, la Ternana. Hanno fatti danni l'anno scorso, però. Sì, l'anno scorso hanno fatti danni, quest'anno hanno rifatto Biennale Triennale ad almeno 10 giocatori che meritano di avere il Biennale Triennale per costruire un qualcosa di, certo, di solido. Poi c'è la Ternana. Lo fanno gli altri, va bene, lo fa Teramo, non va bene, non scherziamo. E poi, secondo me, c'è il Teramo, quindi questa secondo me è la griglia. Poi se si riescono a trovare i giusti meccanismi, uno riesce ad arrivare terzo, quarto, secondo, tanto di cappello, però secondo me questa è la griglia. Voi siete d'accordo con la schermata che abbiamo fatto vedere la settimana scorsa? Non l'ho vista. Non l'hai vista? No. Maurizio, fai questo miracolo, lo so. Intanto che Maurizio ci fa questo miracolo, io ho un solo vero rimpianto, che non è rimasto Proietti. Mi auguro che Arrigoni disputi una stagione. Questo qua, ne rimarrà solo uno. Con che ricacciano tutti. No, lo so. Tu sei d'accordo con questa schermata, quindi? Sì, queste sono le squadre più accreditate. Sì. Dopo ci potrà essere la sorpresa di uno di queste che va male. La sorpresa, Federico, secondo te quale sarà? La sorpresa secondo me può essere il Teramo. Secondo me c'è anche il mercato di gennaio. Se loro riescono, cioè se la squadra riesce a mettersi in una posizione, secondo me, di quarta, quinta, sesta posizione per gennaio, dopo riesce a fare quei due o tre ritocchi che non penso che il presidente si tirerà indietro, quindi sono sicuro che faranno, te la puoi giocare fino alla fine. Poi chiaramente se stai a 20 punti a gennaio, ma non penso, no. La squadra reagirà, dopo domenica torno martedì e vedremo, saranno tutte nuove messaggi, tutti certo, positivi certo. E tutto. Guarda, ti faccio leggere cosa mi scrivo dalla regia, vuoi leggerlo tu? È finito. Ci stanno a cacciare, vabbè, dai, sta partendo la sigla. Grazie a Federico Andreacci, grazie a Francesco, grazie a Maurizio da qui in regia, grazie alla squadra di TV6, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo. Ciao.